bene, però poverina dopo non ha più voglia. Infatti dopo sì, ne ho provato un'altra anch'io. Ho trovato un cenolone in macchina uguale. Io. Hanno arato la strada. Io non so in che tentativo infame, no? Cazzo fai? È una stradina che esiste, stipulata dai contadini. Guarda, c'è qui, continua di là, tu cazzone la vuoi rendere prato. Guarda che sono stronzi, eh? Ma poi fra l'altro adesso è calpestabile, ma tu, io quando sono venuto qui l'altro giorno non si poteva andare dentro, quindi tu escludi un tragitto, cioè una camminata, poi io non lo so, ma se viene fuori il demanio, se viene fuori il controllo dei territori, la strada è segnata, perché sai che c'è una mappa della campagna, no? guarda che stronzi che sono. Perché è ombra, ma lì c'è il Lorenzo, quindi tutti i posti intorno hanno le nostre terra battuta, terra, capisci? Perché il legno, figurati te, io non so neanche se lo raccolgono per loro da legno, fanno molti, se raccolgono la legna è pieno, ma non riescono a finire la casa è solo là, abitano in 2-3 misere stanze, e abitavano vicino al CUD, no? Andiamo a dire perché hanno tenuto tutta la strada, tu non puoi più fare questa strada, si interromperà l'albero. Questo è un prato selvatico, non si possono dire niente.